Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati, Eminenza, Eccellenza, bentrovati. E grazie di questo invito che ben volentieri accetto, anche perché non potevo fare diversamente, quindi mi rendo disponibile a fare anche questo momento, lo chiamerei di servizio rispetto alle chiese locali che sono in Italia, perché fino a questo momento la riflessione sulla prospettiva del cammino sinodale in Italia ancora non ha avuto un effetto, diciamo così, di ricaduta pratica e concreta, ma il motivo è abbastanza evidente, nel senso che ancora si devono compiere alcuni iter di programmazione e progettazione che fa parte della collegialità propria della natura della Conferenza Episcopale Italiana con i suoi organismi, quindi la Presidenza, il Consiglio Episcopale Permanente e l'Assemblea Generale, che come potete immaginare è il massimo organo supremo che determina tutto quello che avviene a livello italiano. Quindi siamo dentro un po' questo itinerario. Però sollecitato dall'Arcivescovo, credo importante cominciare a condividere qual è un po' l'idea, quali sono le riflessioni e soprattutto quali sono quei passaggi anche concreti che i vescovi fino a questo punto hanno cominciato a determinare per arrivare poi a un disegno di cammino sinodale. La comunicazione che faccio, cercherò di essere sobrio, ovviamente, e il più possibile concreto per quello che si può dire, quindi vi chiedo scusa in anticipo se alcune cose forse saranno sfumate, ma ancora sono all'interno di un processo decisionale. E non mi avventuro in distinzioni o valutazioni teologiche, credo che il presbiterio bolognese abbia strumenti e risorse per riflettere su questo, però credo importante tentare, diciamo così, un'opera di sintesi di tutto quello che è avvenuto. Una sintesi che è estremamente preziosa per capire il perché di un cammino sinodale. E alla luce anche del contesto pandemico, vi posso garantire che lo scenario delle chiese in Italia, non è dei migliori, quindi c'è molta fatica su tanti aspetti, però dall'altra parte anche tanti segni estremamente sollecitanti, se volete anche inediti, no? Di alcuni dinamismi pastorali. Quindi questo sicuramente sarà oggetto di discernimento e di valutazione. Quindi quello che vorrei fare è, primo, dire il come nasce questa idea e quindi togliere subito l'equivoco che non è che l'ha detto il Papa e i vescovi lo fanno, non funziona così, ma c'è stato un esercizio di maturazione anche di un recepire un'indicazione di questo tipo. Il secondo aspetto è che cosa si prevede per il cammino sinodale. Quindi la prima questione del perché un cammino sinodale. Nell'assemblea di maggio scorso i vescovi italiani hanno dato avvio a questo cammino sinodale dopo un lavoro che loro stessi hanno fatto con lavori di gruppo, con questioni che sono emerse e hanno votato la seguente mozione. Cito: i vescovi italiani danno avvio con questa assemblea al cammino sinodale secondo quanto indicato da Papa Francesco e proposto in una prima bozza della carta di intenti presentata al Santo Padre. Al tempo stesso affidano al Consiglio Episcopale Permanente il compito di costituire un gruppo di lavoro per armonizzare temi di sviluppo e forme tenendo conto della nota della Segreteria del Sinodo dei Vescovi del 21 maggio 2021, della bozza della Carta di Intenti e delle riflessioni di questa Assemblea. È quello che è avvenuto quest'estate. Un gruppo di lavoro presieduto da Sua Eccellenza Monsignor Elio Castellucci, ha tentato di mettere in ordine queste diverse suggestioni. Primo,
la necessità dei vescovi italiani di lavorare, operare in modo collegiale, almeno su grandi questioni, proprio perché si avverte la necessità che ci sono delle questioni che non sono più semplicemente risolvibili, chiedo scusa, citando il libro della Genesi, ma ci sono delle questioni trasversali, importanti, che toccano anche la vita del Paese, che hanno bisogno di riflessioni che devono maturare e che devono darci la possibilità di interagire con l'oggi. Allo stesso tempo, però, in questa assemblea i vescovi richiamavano l'importanza di facciamo in modo che questo sinodo, cammino sinodale, non sia un evento da fare, un qualcosa in più rispetto a quelle che sono le vite delle nostre chiese locali in questo momento già affaticate. Terzo passaggio, bisogna anche tenere conto di quello che è il vissuto delle singole chiese locali, perché alcune diocesi hanno già fatto un'esperienza di sinodo diocesano, quindi ci sono diverse velocità che devono ovviamente essere rispettate, valorizzate, rilanciate anche secondo alcune altre prospettive. Il secondo elemento che emergeva in questa assemblea era il sinodo universale, che tratterà proprio la sinodalità della Chiesa. E quindi questo è il motivo per cui sia il documento preparatorio che è stato distribuito il 7 settembre dalla Segreteria del Sinodo dei Vescovi, come anche il Vademecum, che per ora abbiamo soltanto in inglese ma presto lo avremo anche in Italia, sono due strumenti efficacissimi che ci possono permettere poi anche una organizzazione concreta. Per esempio, rimando al Vademecum perché c'è un bellissimo passaggio sul ruolo dei presbiteri, dei diaconi, del come deve essere fatta una sintesi, del come si devono gestire i gruppi sinodali. Quindi di fatto è tutto materiale che può tornare estremamente utile. Il terzo passaggio è che la Conferenza Episcopale Italiana, con i suoi diversi organismi, di fatto aveva già intrapreso un dialogo, tra virgolette, con Papa Francesco sulla questione del sinodo. Se non ricordo male, già nell'Assemblea Generale del 2019 il Papa evocava un po' questa prospettiva di sinodo, prima ancora richiamando Firenze, eccetera, no? Tutte cose che conosciamo. Due i passaggi che mi permetto di richiamare perché li ritengo importanti proprio nel divenire di questo cammino e in questo dialogo. Il primo passaggio è l'incontro con l'Ufficio Catechistico Nazionale in occasione dei 60 anni della sua fondazione. Lì il Papa rilancia il tema del Sinodo per l'Italia, con però una sottolineatura che credo ci possa dire qual è e quale deve essere la natura di questo cammino sinodale. Cito: ho menzionato il convegno di Firenze dopo 5 anni. La Chiesa italiana deve tornare al convegno di Firenze e deve incominciare un processo di sinodo nazionale, comunità per comunità, diocesi per diocesi. Anche questo processo sarà una catechesi. Nel convegno di Firenze c'è proprio l'intuizione della strada da fare in questo sinodo. Adesso riprenderlo, è il momento, e incominciare a camminare. Da qui si apre un confronto con la presidenza CEI. Il Papa, incontrando l'Azione Cattolica il 30 aprile del 2021, rilancia ulteriormente e ci permette di aggiungere altri elementi di riflessione. Che cosa è questo sinodo per l'Italia, questo cammino sinodale? Richiamando Firenze,
ancora una volta, tra l'altro con espressioni, diciamo così, importanti. Il Papa dice che bisogna togliere dall'archivio Firenze, bisogna non guardarsi allo specchio, cosa che ha richiamato anche in questi giorni, dal basso e quanto altro. Cito anche qui una chiesa, è la chiesa italiana, riprenderà in questa assemblea, parlava dell'assemblea di maggio 21, il convegno di Firenze, per toglierlo dalla tentazione di archiviarlo, e lo farà alla luce del cammino sinodale che incomincerà la chiesa italiana. Prosegue Papa Francesco, che non sappiamo come finirà e non sappiamo le cose che verranno fuori. Ribadisce il cammino sinodale che incomincerà da ogni comunità cristiana, dal basso fino all'alto, e la luce dall'alto al basso sarà il convegno di Firenze. Poi c'è un altro passaggio che però non vi cito, proprio sulla natura della sinodalità, cioè evitare la preoccupazione di essere una chiesa delle palette, cioè di un voto a maggioranza rispetto a delle questioni. Quindi non è questo che si intende. Ci tenevo a richiamare questi passaggi perché, come vedete anche nel linguaggio di Papa Francesco, a un certo punto non si parla più di sinodo nazionale ma di cammino sinodale. E quindi arriviamo un po' al dunque. Perché questa espressione è molto contestata? Perché non va bene? Perché significa la stessa cosa? Io qui mi permetto di richiamare semplicemente alcune indicazioni di Pino Ruggeri, molto interessante nel suo libro sulla sinodalità, dove appunto lavora sul concetto, scusate, sull'aggettivo sinodale, richiamato anche da in un recente articolo di Monsignor Semeraro, di Sua Eccellenza il Cardinale Semeraro, Sua Eminenza, scusate, il Cardinale Semeraro, ci si perde qui dentro tutta questa roba, e quindi viene utilizzato in modo significativo l'aggettivo sinodale proprio per evitare di ridursi semplicemente a una riunione, perché l'aggettivo raccoglie, come scritto anche nel documento preparatorio e nel Vademecum, non soltanto l'evento in sé del ritrovarsi, ma lo stile, che cosa significa uno stile sinodale, e anche i processi che accompagnano a essere una chiesa sinodale. Quindi questo è il motivo per cui volutamente si sceglie questa espressione. Ci dovrebbe essere un piccolo passaggio anche sulle distinzioni che il diritto canonico fa, sulla differenza di chi convoca il sinodo, ma questo lo lascio a Don Giovanni Silvani che vi illustrerà compiutamente tutte le questioni. Sinodo, concilio, plenario, sinodo diocesano. Quindi ci sono anche degli elementi di diritto canonico ai quali doversi attenere. In questo momento la Santa Sede ha aperto tre tipologie di sinodi. Il concilio plenario australiano, il sinodo, quello tedesco, e l'esperienza della Chiesa irlandese, che è molto simile a quello che noi stiamo cercando di, scusate, che i vescovi italiani stanno cercando di immaginare. Questo è un po' il quadro di riferimento. Chiedo scusa se vi ho annoiato, però ritengo fossero passaggi importanti proprio per capire come avviene, come nasce e che cosa succede. Qual è la prospettiva allora di questo cammino che si va a ipotizzare? Di fatto al momento ci si sottoporrà al parere del Consiglio Episcopale Permanente per arrivare, come diceva Don Stefano all'inizio, all'Assemblea Generale Straordinaria di novembre con una proposta che prevede un itinerario, un cammino fino al 2025. Premessa importante, mi sono dimenticato di dirlo. Come chiedono i vescovi nell'Assemblea Generale di maggio,
chiaramente non è un'imposizione questo cammino sinodale, cioè, ma vuole essere il tentativo di accompagnare, di aiutare le chiese locali. Quindi ogni chiesa locale determinerà i passaggi che servono per essere dentro questo cammino. Io credo che la Chiesa di Bologna da tempo, da anni, ha già iniziato un certo percorso, ha delle attenzioni, per cui facilmente vi ritroverete all'interno di questo cammino. Per cui l'intuizione è proprio questa, di essere aiutati nella consapevolezza che le cose che si vanno a riflettere, elaborare, pensare, proporre all'interno di una chiesa locale potrebbero avere o essere anche utili per un cammino delle chiese che sono in Italia. Quindi questa è un po' la logica di questo cammino. Si prevede un primo momento di una fase che si può definire di avvio e di sensibilizzazione. Come vi dicevo, le cose sono andate abbastanza velocemente, ci siamo ritrovati la questione del sinodo universale, per cui c'è bisogno anche di condividere, far conoscere, informare, far percepire questo momento di cammino sinodale non come un qualcosa in più da fare, come vi dicevo prima, ma come la possibilità di una opportunità di riflessione e non solo di riflessione. Per cui il 9 ottobre si aprirà il Sinodo Universale e il 17 ottobre è prevista l'apertura del Sinodo Universale a livello diocesano di ogni singola diocesi. Questo dice, credo, una attenzione anche universale al cammino che facciamo. Quindi non soltanto noi, non soltanto la diocesi di Bologna, ma veramente uno sguardo su quella che è la Chiesa universale. E nel frattempo ci saranno alcuni avvenimenti importanti che mi permetto di richiamare. Innanzitutto la settimana sociale dei cattolici a Taranto, dal 21 al 24 ottobre, che è speriamo un momento importante anche di primo lancio di proposte, di proposizione in riferimento ad alcuni temi oggi molto caldi. E 22-25 novembre l'Assemblea Generale dei Vescovi straordinaria. Quello sarà un po' il momento dove i Vescovi stessi vivranno un esercizio sinodale su alcune questioni che adesso vi dico, e da lì si dovrebbe aprire ufficialmente anche per le nostre chiese locali il cammino sinodale. Dopo questa fase di avvio, di informazione, di sensibilizzazione, di individuazione probabilmente di quella che dovrà essere un'equipe che dovrà gestire, accompagnare questo cammino sinodale, si prevedono 2 anni. La fase narrativa, dal 22 novembre 2021 al maggio del 2023. Perché 2 anni? Perché nel primo anno ci facciamo accompagnare dal Sinodo Universale. Quindi questo primo anno di narrazione, in realtà di ascolto della realtà, partirà e prenderà spunto da quei nuclei che il documento preparatorio della Segreteria del Sinodo dei Vescovi ha consegnato. Non è un questionario.
Questo è importante sottolinearlo, ma è e sono dei nuclei, certo, resi con delle domande, ma proprio per renderli aperti, come dicevo prima, perché l'esperienza di ogni chiesa locale possa emergere. State lavorando sugli adulti? Bene, io credo che voi non farete fatica a ritrovarvi dentro un percorso di questo tipo. Così come anche nello scorrere questi nuclei, immediatamente ci rendiamo conto che è stato il tentativo sintetico di cogliere questioni che da anni stiamo cercando di capire e comprendere. Primo nucleo, i compagni di viaggio. La gente che viene in parrocchia, che non viene in parrocchia, chi sono, dove sono, cosa stanno facendo, che cosa significa ascoltare e quindi pregiudizi e quanto altro, prendere la parola, come parliamo all'interno delle nostre comunità, il celebrare, come è fatto, come avviene, che cosa significa la corresponsabilità nella missione, dialogare nella Chiesa e nella società. E questo sarà, credo, uno dei punti qualificanti anche del nostro cammino sinodale, cioè la preoccupazione dei vescovi è quello di non dar vita a una cosa chiusa, ma anche con tutto quel fantastico mondo della pastorale, della cultura, delle scuole, delle università, qui dovremo tentare di farla esplodere, di dialogare, di confrontarci, di porre delle questioni, di recepire, di rilanciare. Con le altre confessioni cristiane, ottavo punto, autorità e partecipazione, nono, discernere e decidere, decimo, formarsi alla sinodalità. Quindi sono dei nuclei aperti, ma che le nostre pastorali già si possono incontrare su questo. Per cui, ripeto, non è un questionario. Cioè l'operazione, credo, anche della Segreteria Generale dei Vescovi non è semplicemente quella di dire vi diamo un questionario, rispondete. Perché, e qui forse l'Arcivescovo potrebbe dire meglio di me, l'impressione era che questi questionari fossero compilati dal primo addetto di curia e inviato. Mentre invece se si va sulla questione della sinodalità proviamo a fare in modo che effettivamente ci sia un più ampio coinvolgimento. Per cui questo primo anno noi come Chiesa italiana ci facciamo carico di accompagnare questo momento. Ci sarà, e questo sarà il passaggio più forse complicato, la necessità poi di organizzare la scrittura delle sintesi. Chi le scrive? Come avvengono? Che cosa succede? A chi vengono consegnate? Qui mi permetto di essere sfumato, però si dovrà, credo questo sarà il punto più delicato, proprio per evitare quello che vi dicevo, cioè uno scrive per tutti, mentre invece il Vademecum chiede della segreteria dei Vescovi, del Sinodo dei Vescovi, chiede che prima di consegnare la sintesi alla regione a livello nazionale, questo sarà determinato, bisogna che la diocesi sappia quale sintesi viene consegnata. Allora, in questo momento si prevede la chiusura di questo primo lavoro di consultazione entro l'aprile del 2022, proprio per dare tempo di rielaborare tutte le sintesi delle chiese locali che dovranno essere consegnate dalla Conferenza Episcopale Italiana alla Segreteria del Sinodo dei Vescovi. Quindi questo è un po' l'iter che ci attende. Qui però non finisce, questo è il primo anno. Il secondo anno di questa fase narrativa, quindi di ascolto, di narrazione delle esperienze delle chiese locali, dovrebbe partire il proprium del cammino sinodale italiano. Assemblea generale di maggio 22, i vescovi dovrebbero rilanciare con questioni italiane. Per cui dalle sintesi ricevute
si individueranno dei temi, delle macro questioni e si ripartirà con un secondo momento di consultazione e di ascolto. Spero di essere stato chiaro. Questa è la procedura dei primi 2 anni, fase di ascolto. Quindi, come vedete, c'è un po' questo esercizio di tenere tutto insieme, gli organi che i vescovi italiani si sono dati, e qui vorrei sciogliere un enigma: la Conferenza Episcopale Italiana non sono gli uffici, sono i vescovi. Questo, a volte c'è un po' di fatica su questo, no? I servizi sono a servizio della collegialità dei vescovi, quindi il primato di tutto questo cammino è assolutamente nelle mani dell'Assemblea Generale dei Vescovi, per cui ci sarà un grande esercizio, speriamo, di collegialità che dovrà accompagnare questa fase. La seconda fase che si prevede, se sopravviviamo a questa, una fase sapienziale. Giugno 23, maggio 24, promuovere alla luce di questo secondo anno di ascolto un discernimento su alcune questioni. Quali questioni lo si determinerà, però è abbastanza chiaro che ci sono delle questioni che sono di competenza del Santo Padre, però anche qui c'è la chiara percezione che queste questioni non è che verranno messe da parte, verranno presentate eventualmente al Santo Padre, per cui anche sulla materia che si dovrà valutare, decidere o su cosa si potrà prendere decisioni, chiaramente questo è e sarà un elemento di valutazione dell'Assemblea Generale dei Vescovi. Per cui ci sarà ancora una volta un anno dove si elaboreranno queste questioni emerse, si proverà a pensare, riflettere, si ritornerà nelle chiese locali per avere un riscontro e si ritornerà. Giugno 2024-2025, in modo un po', diciamo così, importante, fase profetica, cioè dovrebbe essere la fase di decisioni. Alla luce di tutto questo percorso si tenterà di prendere delle decisioni, alcune credo, ma voi lo sapete meglio di me, non più rinviabili, proprio per aiutare, sostenere la vita delle nostre comunità cristiane. E questo quadro di scelte, dunque, che emerge da questo itinerario dovrà portarci ad avere ancora una volta una consultazione locale che confluirà in un momento nazionale. Questo però è ancora da definire. Potrà essere un momento tipo Verona, Firenze, quindi un convegno ecclesiale, potrà essere un'assemblea fatta e costruita in un certo modo. Credo ci sarà tempo appunto per valutare, per vedere come evolverà questa situazione. Quello però che è importante dentro questo itinerario sono alcune questioni. La prima, farci carico delle tante richieste che anche di aiuto che arrivano dalle singole chiese locali, non semplicemente come gestire il catechismo, ma più in generale proprio la vita pastorale, la vita dei preti, la vita dei laici, la carità, la liturgia. Quindi provare a entrare nel merito. E legato a questo anche, come vi accennavo, temi sensibili. Non so se questo è un segnale. Non credo, non credo. Sarebbe bello, ma non credo. Stanno arrivando, meglio, ci sono sempre state,
però ritornano delle questioni che genericamente si possono definire temi etici sensibili, che purtroppo dobbiamo renderci conto che una singola questione va trattata in modo transdisciplinare, cioè sotto molti aspetti, non soltanto da un punto di vista teologico, ma giuridico, amministrativo, etico, antropologico, educativo, e molte volte noi siamo sprovvisti di questo. Per cui qui bisogna che un attimo ci attrezziamo. L'altra questione, e chiudo, è la necessità di consolidare una rete. E per cui la figura dei referenti diocesani del sinodo o dell'equipe diventerà decisiva, proprio come aiuto, sostegno, condivisione, costruzione, rilancio, ripartenza, chiusura. Questo era quello che oggi potevo dire. Speriamo nelle prossime settimane di poter definire meglio questo. Ovviamente ci sarà un sito dedicato dove sarà possibile scaricare tutti i testi che finora ho citato, compreso anche un testo che è in fase di preparazione, bellissimo, di Monsignor Brambilla, che fa memoria dei 50 anni di cammino della Conferenza Episcopale Italiana. Questo è stato voluto dai Vescovi, perché se il cammino sinodale funziona, noi andiamo verso un cambio di paradigma rispetto a come è stato finora. Gli orientamenti pastorali, le applicazioni nelle chiese locali. Dalle chiese locali indicazioni per la definizione degli orientamenti pastorali. Quindi questo è un po' l'innesco che si vorrebbe generare. Ovviamente la fase di sensibilizzazione sarà decisiva, perché la stanchezza delle comunità cristiane, dei preti, dei catechisti, di quanti sono coinvolti, è visibile, si tocca con mano. Quindi questo primo momento dovrà tentare di entusiasmare più o meno come ho fatto io questa mattina con voi. Grazie.